Conclusiva della serata, Miglio per 3 anni, 8 al via, dallo steccato al numero 1 Las Vegas Font, Fulvio Bellucci al 2 Lucky Baby KTM Leonardo Guidi, 3 La Roche OP Francesco Facci, 4 Lord Danny Enrico Bellei, 5 L'Antaca 3, Antonio Greppi 6, Lance Armstrong, Vincenzo Laporta, in seconda fila al 7 Lulù Del Par, Andrea Baveresi, 8 Libano, Marco Esposito. Breve incertezza per l'Antaca 3 che perde la partenza, resta discosto, la macchina stacca, si avvantaggiano Las Vegas e La Roche, con Las Vegas che difende la posizione, La Roche all'esterno, poi le Lucky Baby KTM, La Roche ha spazio per ripiegare nella scia di Las Vegas, poi Lucky Baby all'esterno, Lord Danny, più a largo Lance Armstrong, 200 iniziali in 15 e mezzo, Las Vegas Font a scandire il ritmo sulla retta opposta alle tribune, ritmo che si mantiene anche piuttosto brillante alle sue spalle, La Roche in coppia con Lord Danny, il quarto se ne va in 31, i cavalli vanno ad affrontare la seconda curva, terza posizione per Lucky Baby, all'esterno c'è Lance Armstrong, poi Libano, Lulù Del Par, L'Antaca 3, cavalli che stanno completando la seconda curva e si presentano al passaggio di fronte alle tribune, Lord Danny viaggia ora a ridosso della battistrada Las Vegas Font, in corda La Roche, Las Vegas reagisce aumentando la cadenza, Lord Danny ha spazio per ripiegare nella scia della leader, poi La Roche, Lucky Baby all'esterno, Libano 1 e 2 scarso per il primo giro, quelli che affrontano la penultima curva e torna all'esterno Lord Danny per prevenire la risalita di Libano e va nuovamente sulla battistrada, la quale è passata al chilometro sul piede dell'1.19 appena scarso, affronta al comando la retta opposta alle tribune, Lord Danny da un severo attacco a Las Vegas che non molla, i due si staccano in lotta, ne viene fuori una frazione per la retta opposta in 14.9 almeno sul mio cronometro, all'imbocco della curva finale Las Vegas alla corda, Lord Danny che attacca, i due staccati, poi Libano, La Roche, Lord Danny guadagna qualcosa a Las Vegas Font, a 200 dal palo Lord Danny prende il sopravvento, ingresso alla retta di arrivo, Lord Danny entra al comando su Las Vegas Font, più indietro Libano, Lord Danny in chiaro vantaggio, viene a concludere netto vincitore su una comunque valorosa Las Vegas, il terzo per Libano, il quarto per La Roche, il quinto per Lucky Baby KTM. E quindi Enrico Bellei fa poker in serata, 4 successi per il top driver nazionale, stavolta con il rientrante Lord Danny, il training di Klaus Holmann, i colori sono della scuderia Danny, io 2-3 sul cronometro, il tempo ufficiale è di